nello stesso lasso di tempo, da adulti ci sembra un battere d'occhio, da bambini ci sembrerà invece durato secoli. Vuole essere semplicemente un invito alla lettura, perché se no glielo possiamo interpretare con la musica, con il teatro, con la pittura, con tutte le arti, ma lui è pur sempre uno scrittore ed è quella la forma sua prediletta, quindi è un invito alla lettura. E poi perché abbiamo messo in scena questa cosa? Perché in qualche modo in Fermanagh ci siamo tutti noi. Lui, pigliato il forcone, cominciò a scendere dall'aia. Mi misi per il suo sentiero, ma lui mi staccava solo camminare. Così dovetti buttarmi una mezza corsa. Lui mi sentì, mi riconobbe dal peso del passo. Non si voltò, mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca, ma di scarso comando. Ebbene, una di queste si chiama Jeanne, origini francesi, ma vive in Altalanga. Un giorno sarà costretta a sposarsi e il giorno del suo stesso matrimonio dice: io sposo Adolfo, ma il mio amore è Paco.